ha sempre contribuito a tutti quanti gli altri ad organizzarsi, a impegnarsi, e è sempre, ed è sempre, ed è riuscita a sopravvivere. Lasciamo una situazione veramente dove la classe operaria, a cui un tempo si è rifatto la medicina democratica, ormai era lo sbando più completo. Stiamo vivendo un tempo in cui la classe imprenditrice o i padroni, sia dal punto di vista finanziario, economico che organizzativo, sono padroni in tutto, anche per l'eccellente esempio di quel miserabile ministro ultimo che abbiamo avuto, Poretti, per cui stiamo vivendo in una situazione particolare. E proprio vedendo questo, vedendo le varie associazioni che stanno venendo fuori, è molto 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 positivo il fatto. Anche perché io sto lavorando molto con la IEA, e l'anno scorso noi abbiamo fatto un impegno in Campania, abbiamo fatto un premio in Campania, dando anche un contributo sostanziale, con Avellino, con Salerno, con Pompei, dove abbiamo cercato di impostare un discorso dell'amianto. Poi è bello vedere oggi, ignoravamo Evoli, è bello sentire oggi che Evoli c'è una situazione diversa, non lo ignoravamo completamente. È bello sentire oggi ad Avellino, a Salerno, noi abbiamo fatto un sacco di riunioni anche a Salerno, ad Avellino, non sapevamo della sua organizzazione, il che è molto 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 positivo, perché vuol dire che c'è una situazione tale in cui ogni singola sezione di un qualunque cosa si sta muovendo, sta raggiungendo dei risultati, sta raggiungendo, sta facendo dei passi positivi, e che è giusto che in momenti in cui c'è un complesso di medicina democratica tutto fanno da poco, e chi come me, insomma, da tanto tempo si è un po' emozionato, poi c'è grazie alla medicina democratica, no? Queste cose qui sono estremamente importanti, non per la medicina democratica, ma per giustificare l'esistenza stessa di tutti quanti noi. E io dico questo perché è stato menzionato molte volte, quando io ho cominciato a far parte di medicina democratica, tutti quanti credevano che fossi medico, e non sono medico. Cioè, che ci fa medicina democratica? Che cos'è medicina democratica? E allora si cominciava a riflettere sulla parola che veniva fuori, la salute. Che cosa intendiamo per salute? L'assenza di malattie? Ma no, ma quella è un'altra cosa. E allora tutti questi fenomeni, tutte queste cose messe insieme contribuiscono a dare di medicina democratica un aspetto completamente diverso. Io ultimamente sono stato a fare un pellegrinaggio perché a Matera c'è una cementeria, la quale ha chiesto il permesso alla regione di bruciare 60.000 tonnellate di rifiuti solidi, eccetera, anziché di 12.000, ripeto, anziché di 12.000. Allora, è bello per me ritornare a fare volantinaggio, è bello sentire la volontà di vicinanza, è bello perché sono tanti cittadini attestati proprio con il punto pagati 5 euro perché dovevamo fare ricorso al TAR. Forse anche questo aspetto di socializzazione dà un'idea abbastanza particolare di come ci si muove. E anche in questo caso noi ci siamo impegnati sia come AIEA che come medicina democratica di costituirci parte civile. Quando abbiamo fatto il ricorso per un lavoratore della cementeria che è ammalato di cancro ai polmoni, lui non sta facendo parte civile, ne si sta costituendo, siamo noi, medicina democratica, che si stanno costituendo parte civile, perché finalmente la Procura della Repubblica ha aperto un'indagine contro questa cementeria. Con tutti i discorsi sentiti prima, a livello, ma è impossibile che oggi ci sia questa possibilità, che un padrone possa decidere in barba a tutti quelli che sono di fare quello che gli pare e piace. Non è proprio giusto. E tante volte questi stessi padroni, questi stessi, si servono della magistratura, si servono di tutte queste leggi che sono incasinate per dimostrare soltanto di aver ragione. Ed è una cosa molto 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 brutta, perché a vedere i dati poi delle popolazioni è una cosa impressionante.
Noi con Maria quante volte abbiamo fatto di Matera in Basilicata, quante volte abbiamo fatto le pubblicazioni, perché noi ormai quasi siamo investiti di tutto questo materiale che viene prodotto, eccetera, che però dà un senso a quello che si sta cercando di fare. Quando si sentono tante sentenze positive a favore dei lavoratori che hanno preso il cambio, quando si senta tante soluzioni positive a favore delle vendite di questi qui, allora i concetti cambiano completamente. Tu hai una motivazione di esistere, tu hai una motivazione per continuare a lottare in questo modo, ma non lottare soltanto in termini teorici, ma lottare in termini concreti, perché tu devi andare, devi essere preparato ad affrontare la magistratura con, per, a favore del singolo, devi essere preparato ad affrontare questa realtà terribile che in un certo modo è impressionante. Io voglio citare un esempio di una cosa un pochino incredibile, non è che faccio per carità letteratura eccetera. Cioè, noi abbiamo sempre insistito molto con la sorveglianza sanitaria, per cui molte persone, molti operai di quei clinici sono stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria, e naturalmente questo è importante perché risolvere un problema all'inizio è più facilmente risolvibile. Beh, ci sono state una quarantina di casi di adenocarcinoma polmonare, dopo l'intervento 37 erano stati morti, 3 di questi hanno rifiutato la chemioterapia. Beh, vivono tutti bene. Non voglio dire una cosa antiscientifica, per carità, però c'è un dato di fatto che questi 37 operai, come devo farci un operaio, che non hanno accettato la chemioterapia, vivono bene. Qualcun altro che ha accettato la chemioterapia vive meno bene. E sono esempi molto concreti che fanno in un certo momento stare bene, perché abbiamo fatto qualcosa di concreto, oltre che a fare in modo che questa avesse la pensione, oltre che a fare in modo che questa avesse riconosciuta la malattia professionale. Oltre a questo c'è un qualcosa di concreto proprio, c'è che una prevenzione secondaria, non terziaria, però abbiamo contribuito così a fare in modo che si discutesse della salvezza di una vita e della salvezza di tantissime vite. Ed è una cosa molto 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 importante. Fulvio e gli altri che stanno venendo dalla Sardegna, avete visto che in Sardegna sta scoppiando qualcosa di molto grosso. Ma anche questo è molto positivo, perché la disponibilità, la connessione con le varie realtà fa in modo che qualcosa possa venire fuori. Non so cosa possa venire fuori, non può essere, la mia speranza è un conto, però le realtà sono talmente complesse che non si può determinare prioristicamente quello che deve essere lo sviluppo, però ci danno ragione in un solo senso, che continuare a lottare, continuare ad esistere, continuate a cercare di portare avanti l'importante concetto di salute, che è assenza di condizioni negative, assenza di tutto, potrebbe essere un, l'unico modo positivo per cui vale la pena continuare ad essere di medicina democratica, vale la pena cercare di fare più proseliti, perché io uno molte volte, non, mi pare che in Sardegna abbiamo discusso un pomeriggio di bilancio, e lui diceva, perché ci sono alcuni operai che hanno la mentalità dell'operaio perfetto che deve essere sempre in grado di svolgere, quando ci sono davanti ai soldi, qui non abbiamo soldi, tra 2 anni chiuderemo ed è un disastro, questa è la cosa, che è un aspetto positivo della loro vita. Però naturalmente c'è gente che dice, ma noi quando siamo partiti non avevamo manco un soldo, siamo zero, e che quindi continuiamo a andare avanti così. È molto importante questa, perché è una forma dialettica sul modo di concepire l'esistenza in un percorso estremamente importante, che potrebbe dare sbocco a una soluzione o a un'altra, che comunque però non divergono nel raggiungimento di una meta, che è sempre quello, cioè migliorare l'esistenza del singolo, dell'individuo, dell'individualità, non dell'individualismo, che fa proprio schifo, che secondo me è la negazione di questa, di questa forma di società in cui ci costringono a vivere. Detto questo, chiudo, perché è una cosa molto importante quella di rivedersi e di ripresentarsi con una maniera anche un po' nostalgica, come quello che ho usato io, che però secondo me danno l'input di alcune realtà. Io certo ho detto a di Eva, ma come se di Eva io non ne so niente, dirò a lui, ma noi cercheremo di metterci in contatto, cercheremo di fare delle cose che possono essere utili a tutti.
perché noi abbiamo un taglio, loro ne hanno un altro. La sinergia potrebbe essere estremamente utile, sia per prima di tutto per risparmiare soldi nello spendere per crediti e cose di questo genere qui, e anche per tante, per rimanere sul concreto. Questo è quello che io sono venuto a dire e che mi basta. Ciao! Adesso...